Per favore, se vi sedete, possiamo dare inizio al convegno. Buongiorno. L'università, in particolare il Dipartimento di Sociologia, hanno pensato di organizzare questo incontro per ricordare l'attività di Guido Martinotti, attività che si è articolata su molteplici fronti. E tutti i partecipanti questa mattina all'incontro porteranno una testimonianza che focalizza uno di questi particolari aspetti della, direi, molto articolata attività di Guido. Qualcuno ha scritto che Guido era un uomo pieno di ironia oltre che di sapienza, capace di godersi la vita, l'avete visto anche dalle fotografie che sono passate prima, e soprattutto di essere una persona molto amata dai suoi amici e dai suoi studenti. Un uomo che è sempre pronto e disponibile a mettere in comune le sue conoscenze, le sue competenze, le sue idee, la sua lucida visione delle cose. Tutte le volte che ci incontravamo, durante il periodo soprattutto in cui lui ha svolto attività di prolettore vicario della nostra università, cominciavamo naturalmente parlando di lavoro, ma poi lentamente scivolavamo a parlare dei problemi del mondo. Ed era un piacere parlare con lui perché ti allargava le idee. Alla fine della discussione capivi di vedere le cose in una maniera diversa. Non era mai banale, anzi, era una persona che non perdonava la banalità, la facinoreria, la mancanza di cultura di molti degli attori della nostra vita quotidiana. Era un critico piuttosto pericoloso, perché la sua critica era condita da ironia, ma era un'ironia che lasciava poi il segno, quindi molto gentile, molto garbato, ma sicuramente persona che sapeva colpire il segno. Qui lui ha contribuito a far nascere il nostro Ateneo e con i suoi è stato prorettore dal 1999, quindi fin dall'inizio, perché il rettore è stato eletto nel 99, quindi lui è stato il primo prorettore della nostra università, dal 99 fino al 2005. Ma è stato anche, insieme ai suoi colleghi, che oggi sono qui molti presenti, è stato anche l'ideatore e il fondatore del Dipartimento e della Facoltà di Sociologia della nostra università. E poi ha svolto svariati ruoli perché è stato coordinatore del corso di turismo e di comunità locale, è stato il fondatore del dottorato di ricerca, il QASI, sulle tecnologie per la comunicazione e l'informazione applicate alla società della conoscenza e ai processi tecnologici, è stato il presidente del comitato che si è occupato della decennale della nostra università. E io lo ricordo perché i primi contatti che ho avuto con lui, quando eravamo ancora tutti e due docenti dell'Università Statale di Milano, sono stati legati alla riforma del 2+3, alla famosa bozza Martinotti. Stamattina, andando a riguardare tra le carte, ho trovato un manifesto di studenti, un manifesto di studenti che riporta alle terminologie e l'atmosfera di quel tempo. Siamo intorno agli anni 96-97. La famigerata bozza Martinotti viene indicata, sovverte le concezioni di università come servizio sociale,
La controriforma appoggiata con forza dall'attuale ministro della pubblica istruzione, ex Santottino Pentito e ideologo della distruzione della scuola borghese. Ma vedete, Guido aveva scritto, ha dato, ci ha messo la faccia su questa riforma, ma non era un talebano, non era uno che sosteneva a tutti i costi delle idee, era una persona convinta che bisognava cogliere un'occasione. Qui ho un suo scritto di quel periodo in cui dice che bisogna cogliere l'occasione perché l'istituzione non è stata in grado di recepire le spinte innovative e di trasformarle in innovazioni strutturali. Bisogna dar luogo a una sperimentazione controllata, a riduzione o eliminazione dei principali ostacoli, idonei titolarità della cattedra, valore legale del titolo, controlli di merito e incentivi in luogo dei controlli formali. Sembra, sono passati tanti anni e queste idee sono ancora lì sul tavolo e molte delle quali ancora non hanno trovato una vera attuazione. Lui è stato soprattutto un sociologo della città, un sociologo urbano. Era impegnato perché voleva anche qui trasformare la città cogliendo i mutamenti in corso. Per esempio, nell'inaugurazione dell'anno accademico 2000-2001 ha fatto la prolusione, ha tenuto la prolusione proprio su questi argomenti. E diceva, parlare dei problemi delle grandi città non significa fare un semplice elenco dei disagi e dei conflitti e delle ansie con i quali quotidianamente fanno i conti i loro abitanti. Parlare dei problemi della città significa soprattutto comprendere il senso dei grandi mutamenti in corso che stanno profondamente trasformando la morfologia fisica e sociale dei contesti umani, urbani. Cioè, lui si interrogava in continuazione. Cercava di capire quali erano i motivi del cambiamento, vedeva nel cambiamento la possibilità del rinnovarsi delle cose, nell'università, nella didattica. Nella didattica, per esempio, è sempre stato fautore e il dottorato di ricerca, il quasi, ne è la testimonianza dell'esigenza dell'utilizzo della multimedialità nella didattica universitaria. Il nostro Ateneo ha dato un contributo importante in questa direzione. E la sua visione di sociologo urbano l'ha applicata anche qui in Bicocca. Lui è stato fondatore e poi gestore dell'associazione Bicocca E. Bicocca E voleva trasformare il quartiere in cui noi siamo oggi sistemati, voleva trasformare questo quartiere in un distretto culturale. Perché vedeva qual era il limite della situazione che c'era intorno alla fine degli anni 90, un quartiere popolato da persone che venivano qui a dormire, da studenti che vivevano qui la giornata ma poi scomparivano nella serata. Lui voleva un quartiere non fatto da come una specie di sala d'incontri di una stazione, ma voleva vedere il quartiere come un luogo in cui gli incontri delle persone suscitavano opportunità, erano una potenzialità per uno sviluppo, per uno scambio di idee, per fare cultura, per cercare di modificare una situazione certamente allora non ancora ottimale. Ecco, lui è stato tutto questo e tante altre cose in più. E noi lo ricordiamo perché è stato sicuramente una delle persone più significative che hanno partecipato alla crescita della nostra università, ha contribuito alla politica della città, è sempre stato impegnato. In uno scritto dice: quando eravamo sessantottini ci poteva sembrare un moderato, oggi che molte cose sono cambiate, soprattutto nella parte politica che lui ha sempre sostenuto, cioè le sue idee sono sempre le stesse, ma sembra quasi un rivoluzionario. Ed era così, era una persona alla quale io sono molto legato.
E quindi mi fa piacere oggi partecipare in suo onore a questo incontro. Ci sono due cose che vorrei dire prima di lasciare la parola. Una, c'è una lettera mandata dal direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane. Guido a un certo punto lasciò la nostra università per passare all'Istituto di Scienze Umane di Firenze. Aveva bisogno di disporre di più tempo, dice, sai, io in questi ultimi anni ho bisogno di scrivere, aveva voglia di mettere sulla carta le sue idee e quindi aveva bisogno di maggiore libertà. E quindi si trasferì presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane. I colleghi hanno voluto mandare questo messaggio dell'impossibilità di essere presenti alla giornata in memoria di Guido. Vorremmo comunque unire la nostra voce a quella di chi oggi ricorderà questa straordinaria figura di intellettuale e di organizzatore di cultura che con la sua intelligenza, i suoi studi e la sua passione civile tanto ha dato all'Italia e all'Europa. Facendoci molto onore, Guido aveva deciso di concludere presso il nostro istituto la sua carriera accademica. La sua presenza è stata per noi una fonte ininterrotta di idee, di suggerimenti e di passioni. Cosa mi dice qui la professoressa? Che è arrivata stamattina anche una mail dal rettore di Pavia. Ah, il rettore di Pavia, Angiolino Stella, ha mandato anche lui una lettera associandosi a questa giornata. Poi un'altra cosa, dicevo che Guido è stato fondatore del dottorato di ricerca Quasi, che poi si è trasformato in un centro interdipartimentale, attualmente è rimasto sotto questa forma nel nostro Ateneo, e il consiglio scientifico del centro, che è stato Guido a volerlo trasformare a un certo punto da dottorato, solo dottorato, anche a un centro di ricerca. Oggi questo centro si occupa di ricerca nell'ambito della scuola e di formazione permanente e ha una sede qui in una villa vicino alla nostra università e il Consiglio scientifico ha deliberato di istituire le lezioni Martinotti da tenersi ogni anno su uno dei temi che hanno caratterizzato la ricerca e gli interessi di Guido. Direi che a questo punto io ho concluso e quindi darei la parola alla professoressa Facchini, che è l'attuale direttrice del Dipartimento di Sociologia. Prego. E Guido è stato certamente uno dei sociologi più importanti nel panorama nazionale ed è stato certamente anche uno dei sociologi italiani più stimati e più apprezzati a livello internazionale, come peraltro testimoniano la presenza qui di Sennett, di Moloch, di sociologi di altissimo rilievo che vogliamo ringraziare in modo specifico per la loro presenza. L'aspetto che anch'io vorrei ricordare di Guido ci sono due aspetti, credo. Uno che attiene più specificatamente al suo ruolo di studioso e in particolare, ma questo poi credo che verrà ripreso nelle relazioni successive, a questa attenzione ai fenomeni urbani e alla città non vista come un fenomeno in sé, come un tema in sé cui prestare attenzione, ma vista come un punto di come una angolazione, come un punto da cui analizzare le trasformazioni sociali, i mutamenti sociali e l'assetto complessivo che si sta verificando non solo nei paesi europei, nei paesi occidentali, ma a livello mondiale. L'altro aspetto che però a me interessa più sottolineare è che Guido è stato, credo, uno dei sociologi che si è posto anche l'obiettivo di trasformare, di incidere sulla realtà in cui era inserito.
ha cercato in tutta la sua carriera accademica di intervenire sul contesto in cui operava, di intervenire anzitutto sul contesto più specifico anche per quanto riguarda le modalità didattiche, per cui c'è stata un'attenzione specifica appunto alla possibilità di utilizzare nelle lezioni degli elementi non tradizionali. Era stato fatto questo ancora ai tempi di scienze politiche, no? Il tentativo di fare delle lezioni con materiale registrato, con materiale video, con altri tipi di strumentazioni che non fossero solo le lezioni d'aula, eccetera. Quindi questo aspetto di trasformazione e di cercare di utilizzare le nuove tecnologie in ambito didattico in modo innovativo. Nello stesso tempo cercare di, e questo credo che l'altro aspetto sia molto, gli altri aspetti molto rilevanti, di intervenire e di incidere sulla stessa struttura del sistema universitario. Guido ha collaborato alla riforma universitaria e ha avuto un ruolo molto rilevante nel ripensare l'assetto complessivo dell'università. In una situazione come quella in cui che noi stiamo vivendo, che è caratterizzata da un ridimensionamento delle risorse messe a disposizione dell'università e anche da vincoli e da problematicità crescenti che riguardano l'assetto e il funzionamento dell'università, mi sembra importante sottolineare anche questo suo ruolo di ricerca invece di avere un'università aperta alle problematiche sociali e in grado di non solo di recepire, ma di promuovere il cambiamento. Infine, questo l'altro aspetto di intervenire in modo anche molto forte nel dibattito civile. Nel dibattito civile in due sensi, il dibattito civile per quanto riguarda i temi, le problematiche della società civile e in modo molto attento, molto accurato, ma anche molto senza cadere mai diciamo così, in scivoloni per quanto riguarda le modalità di confronto con gli altri con cui si rapportava. Quindi a me sembra importante ricordare questa pluralità di aspetti, quindi da una parte il suo grande spessore di studioso e dall'altro proprio di studioso che ha cercato di cambiare le cose. Una sua volta si sarebbe parlato forse di intellettuale organico, organico alla società, organico a chi voleva promuovere un mutamento sociale. Io vorrei, rispetto all'organizzazione di oggi, vorrei anche ringraziare in modo particolare alcune persone che hanno lavorato in modo specifico per l'organizzazione e che hanno contribuito in modo consistente, spero, alla sua realizzazione. Penso a Stefano Forbici di Quasi e penso a Fabrizio Gora del Dipartimento di Sociologia. Vorrei ringraziarli a nome di tutto il Dipartimento per il loro contributo che è stato assolutamente fondamentale. A questo punto credo che si possa aprire la parte più specifica relativa al confronto teorico, quindi chiederei a Richard Sennett e a Enzo Migione di intervenire, di presentarsi in modo da fare la relazione che anche se è già stata inviata come bozza di lavoro. Ringrazio tutti. Di dirvi che la cosa più importante forse, che alla fine di questa mattinata noi intitoleremo questo auditorium a Guido Martinotti e crediamo che questo sia un riconoscimento importante per i giovani che verranno, i futuri professori. Quindi lo ricorderanno tutte le volte che entrano in questa sala, si ricorderanno del contributo che Guido ha dato. Della Helga Novotny. Va bene, lo diciamo che dopo adesso cominciamo. Dai. Cominci tu? Vai. Vai, vai, poi lo diciamo dopo.
Allora, vi dico brevemente, non parlo dei miei rapporti personali con Guido perché abbiamo pensato di, in realtà, di invitare degli ospiti che il microfono dovrebbe essere. Va bene, ok. Allora, abbiamo pensato di invitare degli ospiti che parlano di problemi di cui si è molto occupato Guido, e fanno anche delle relazioni sul loro rapporto con Guido, e noi abbiamo pensato di astenerci. E abbiamo pensato di dare la parola a un arco di tematiche che sono la città, la sociologia della città, la sociologia in generale, la riforma dell'università, l'università, la città come costruzione urbanistica, a cui ci teneva molto, e questo pezzo di città in cui Guido diceva bisogna portare, bisogna dare attenzione non solo al centro, ma bisogna riportare la popolazione a vivere tutta la città e bisogna ricreare dei pezzi di città fuori dal centro, perché la città di Milano, se continua a essere una piccola città in cui tutto gira intorno a Piazza del Duomo, è una città limitata, invece bisogna proiettarla, e poi il suo rapporto con la comunicazione, con i media, con l'impegno civile. Quindi abbiamo cercato di invitare dei testimoni molto di grande prestigio che erano molto vicini a Guido Martinotti e che ci diano l'idea di qual è stato l'impegno di Guido sempre aperto. Allora, il primo grande testimone che ringrazio di essere venuto con noi è il professor Richard Sennett, che non ha bisogno di una vera introduzione, sia alla New York University che alla London School of Economics. Ha molto lavorato con Guido e con noi. Abbiamo insieme a Guido, tanti anni fa, appena nata Bicocca, abbiamo realizzato un altro dottorato di ricerca, un dottorato di ricerca che esiste anche lui, come quasi adesso. Guido era una fucina di idee innovative, che è di studi urbani europei, e ricordo che con Richard abbiamo discusso a lungo con Guido come realizzare questo dottorato innovativo, che ha avuto un grande successo, che ancora adesso è una delle iniziative di Guido di maggior successo che sono proiettate anche nel futuro, così come l'altro dottorato che lui ha fondato. Quindi lui è un grande fondatore di nuove cose, e con Richard c'è una grande, lunga collaborazione sulle tematiche del cambiamento sociale della città. E Richard ci dà una testimonianza sulla Open City. Thanks, Richard. You have the word. You must forgive me if I speak in English. The only Italian I know is from Verdi operas, and so it's not appropriate for an academic. It's a good Italian, but I am so grateful to be asked to this event for Guido. You know that he and Eva Cantarella were my very close and are my very close friends. We have drunk more wine in more places than I like to think of. Both personally and professionally, he meant a great deal to me. He also meant a lot to my university, to the London School of Economics. He helped us set up
the city's program and taught in it 15 years ago, beginning 15 years ago. And it was really thanks to Guido's ideas, not just about urban studies in Italy, but about how urban studies in general should be pursued, that we were able to set up our program. I have to say that in those days when we began, it was also thanks to Guido that I had my first taste of the mechanical toys, which we all now take for granted, internet, GPS, mobile phones. There was seemingly no electronic gadget which came on the market, which he did not instantly buy. And I was seduced by him into also buying, but Guido seemed to be very adept at dealing with new technology, and I and my colleagues were not. So most of our dealings with him were, in a way, him explaining what the future looked like technologically. And we saying, no, we have paper, we have pencils, we have typewriters. It's why do we have to do this? But he was an inspiring guide for us in the in creating the Cities program. So I bring you all good wishes from my co-director, Richard Burdett, and from the director of the London School of Economics, Craig Calhoun, for today. I'm going to talk to you about a subject that I talk to often with Guido. In fact, I talk to him so much about it that I can't really say it's Guido speaking to you, but many of the ideas I'm going to present to you are shared ideas with him, and as much him as me. And this is the idea of what do we want now a city to be like? What has gone wrong with the cities we have, but more importantly, how should we change to make a better kind of city? It's a question Guido began to ask when he wrote this book, Città in Classe, and I think it's guided both of us, this, as we say in English, proactive approach to the city, all of our working lives. And I hope this morning we can have a discussion of these ideas as Guido's thoughts as much as mine. The cities everyone wants to live in, of course, should be clean and safe. They should possess efficient public services. They should be supported by a dynamic economy. They should provide cultural stimulation, and also do their best to heal society's divisions of race, class, and ethnicity. And as we know, these are not the cities we live in. Cities fail on all these accounts due to government policies, irreparable social ills, and economic forces beyond local control. The city is not its own master. And I would say that is the basic condition of trying to study cities today. The city is in many ways not its own master. But still, something has gone wrong, radically wrong, in our conception of what a city should be. And perhaps these nice words, clean, safe, efficient, dynamic, are not enough in themselves to confront critically the issues that face us.
in urbanism. And I think we need to look at it in a more embracing and theoretically inclusive way. Currently, I think the problems we are suffering is that we make cities into closed systems. And to make them better, we should make them into open systems. And we need to apply ideas about open systems currently animating the sciences to animate our understanding of the city. And more, in an open society, whatever values, in an open city rather, whatever virtues of efficiency, safety, or sociability people achieve, they achieve by virtue of experiencing a degree of incoherence and unfinishedness. Dissonance marks the open way of life more than coherence. And this is a dissonance for which people need to take ownership. So if I could say to you in sum what these ideas that Guido and I have discussed for so long are about, is that to open the city up means to accept more the desirability of it becoming a more anarchic, discordant, conflict-laden place rather than resolving problems. Now, I could talk to you forever about this until the early hours of the morning, but we have to go have yet more wine, Ava. So I'm going to try and just summarize to you the essential features of this argument about the open city as a place of disorder and process rather than order and closure. Let me begin with a paradox. The art of designing cities declined drastically in the middle of the 20th century. And that's a paradox, because today's planner has an arsenal of technological tools, from lighting to bridging and tunneling to materials for building, which urbanists even 100 years ago could not begin to imagine. We have more resources to use than in the past, but these are resources we don't use very creatively. I think that this paradox, and Vittorio Gregotti can tell us quite a bit more about that paradox, but I think this can be traced to a very large problem, and that is the overdetermination of form, both in the city's visual articulation and in its social functions. That is, that what's closed off our cities is that they're too resolved. They're overdetermined in form. The technologies which make people possible experiments have been subordinated to a regime of power which wants order and control. Now, a classic example of this is Corbusier's Plan Voisin in the 1920s for Paris. You know that the architect conceived of replacing a large swath of the historic center of Paris with uniform X-shaped buildings. Public life on the ground plane of the street would be eliminated, so dirty, so chaotic. The use of all the buildings would be coordinated by a single master plan. And not only is Corbusier's architecture a kind of industrial manufacture of buildings, he tried to destroy in the Plan Voisin that element which we will see creates openness in a city. He got rid of life on the ground plane
and instead people live and work in isolation higher up. Now, this dystopia, as you know, has become reality in various ways. The plan's building type has shaped housing developments from Chicago to Milan to Moscow, which have become warehouses for the poor. His destruction of street life has been realized in suburban growth for the middle classes, and with the replacement of high streets, as we'd say in Britain, by monofunctional shopping malls, by gated communities, and by schools and hospitals built not like Bicocca in the midst of an industrial area, but segregated off from the life around them. And I should also say that the proliferation of zoning regulations in the 20th century is unprecedented in the history of urban design. It's this proliferation of rules and bureaucratic regulations, which I think has disabled local innovation and growth by freezing cities in time. I say this to you as an Anglo-Saxon. You always know how to get around your bureaucratic rules. We are more puritanical, so we are more imprisoned. It might seem an overdetermined form, I would say, is a symptom of society itself as a closed system. And it is complemented socially, overdetermined form, by two other aspects of the closed system. These are equilibrium and integration, which we think are very positive aspects of any social order and which I think are negatives. The closed system ruled by equilibrium derives from a pre-Keynesian idea of how markets work. It supposes something like a bottom line in which income and expenses balance. In state planning, for instance, information feedback loops and internal markets are meant to ensure that programs do not overcommit, do not suck resources into a black hole. Such is the language of recent neoliberal reforms in the United Kingdom of the health service, and it's familiar to planners here in Italy, in the way resources for transport get allocated. The limits of doing any one thing really well are set by the fear of neglecting other tasks. And this means that in an open system, a little bit of everything happens all at once. So the system is not driven by quality. It's driven by distribution rather than by quality. And that's the mark of the way in an open system, the idea of distribution is in fact destructive to creating good results. Equally, in a closed system, things are meant to be integrated. Ideally, every part of the system has a place in an overall design. And the consequence of this ideal is to reject, to vomit out, if I may put it so, experiences which stick out because they are contestatory or disorienting. Things that don't fit are diminished in value. This emphasis on integration puts an obvious bar on experiment. And I remember a day where Guido and I sat with the inventor of the computer icon, John Seely Brown, another person who drank a great deal of wine and still continues to, who remarked to us, and I can remember the three of us talking about this, that every technological advance poses at the moment of its birth
a threat of disruption and dysfunction to a larger system. These are threats. When he said this, this was immediately comprehensible to us, because the idea of the threatening exception, which Giorgio Agamben talks as a state of exception, as a technique of power, which I see rather as a technique of challenging power, that the same threatening exceptions, these occur in the urban environment. When we've tried in city planning to forestall these by accumulating a mountain of rules, defining, for instance, historical, architectural, economic, and social context. Context being a polite word for repressing anything that doesn't fit in, problem that you know you have suffered from. We've all suffered from it. This is what the idea of integration is about, that nothing is really allowed to provoke. It has to fit in. It cannot offend. It cannot challenge. So these are the three attributes, I think, of a closed system: formal coherence, equilibrium, and integration. They bedevil planners of education as much as planners of cities. And as you know, Guido was also an educational reformer. These three, formal coherence, equilibrium, and integration, are ways of lowering quality in the name of inclusion. Now, put this way, and I'm sure most of you are social scientists, so that you may think that we're on familiar terrain, terrain occupied by liberals like Karl Popper, who famously wrote about open and closed societies, or even were up on the dizzy libertarian mountains where Ayn Rand and other extremists dwelt. But I think there is an entirely different way to think about openness. The closed, the social contrast to the closed system is not the free market. It's not the alternative to control in this manner is not lack of control politically or socially, which cedes real power to those who have power in the market. It is rather to envision another kind of social system that enables people to take control from the bottom up. Ordinary people in communities who are able to exercise control. But what they are able to do is control in an open manner rather than to cease simply to combat the agencies of top-down power. And I'm going to finish these remarks by telling you three attributes, I think, of this open exercise of power. Particularly in cities. Now, I should say about the concept of openness that it's very familiar to mathematicians, natural scientists, and so on. It's a familiar companion, mental companion. Chance events, mutating forms, elements which cannot be homogenized or are not interchangeable, all of these disparate phenomena of the mathematical or the natural world can nonetheless form a pattern. And that assemblage is what natural scientists mean by an open system. In
time and open system can be non-linear. That is, it does not follow a coherent narrative. And within that range, it can range from path dependency to the patterns of chance studied by Georgi Markov. In space, an open system resembles a chemical colloid rather than a compound. Do you know what I mean? The most familiar and most magnificent open system, familiar to all of us, is Charles Darwin's version of evolution, which combines elements of chance mutation, path dependence, and the environment conceived as a colloid within which natural selection does its work. Again, in social thought, the idea of an open system is often associated with Niklas Luhmann, and more particularly with the idea of autopoiesis. And this beautiful term indicates his belief that human beings create, through mutual exchange, the systems of value by which they live, and that the more they exchange with one another, the more individuated they become. Yet the changes Nicholas had in mind were verbal. The world of built forms has no presence in these exchanges, as it were, no voice of its own. Now, the idea of an open system urbanistically is that physical forms should be given a consequent voice, or put less poetically, that there is an interaction between physical creation and social behavior. And this, for me, when I founded the Cities Program in London, and for Guido, when he worked on the Urban Studies Program here, was absolutely fundamental, that there is a connection between physical creation and social behavior. That's what the, no more and no less, that's what we sought to do. It's also an idea familiar to you from Jane Jacobs. What does this mean concretely to have an open urban system which is nonlinear, which has these elements of disorder in it? I'd like to conclude by presenting to you three ways in which I think an open city can be well designed. These designs involve first creating ambiguous edges between different communities in the city, contriving incomplete form of buildings, and planning for unresolved narratives of development. That is, in my view, an urban open system has these three parts. It has ambiguous edges within the city, it has incomplete forms of building, and it has an unresolved narrative of development, or a nonlinear pattern of development. As I say, we could discuss all of this into the small hours of the morning, so I'm going to be very brief. Let me talk first about ambiguous edges. There's an important distinction in the natural world and in natural ecologies between two kinds of edges, those which are called boundaries and those which are borders. The boundary is an edge where things end. The border is an edge where different groups interact. At borders, organisms become more interactive due to the meeting of different species or physical conditions. For instance, where a shoreline of a lake meets solid activity is an active zone of exchange where organisms feed and find
out of each other, feed off of each other. Whereas a boundary is a guarded territory, like some, the boundary is established by prides of lions or packs of wolves. No transgression at the boundary, it puts a sign which means keep out, which means that this kind of boundary edge is dead. Another way to think about this is at the cellular level between a cell wall and a cell membrane. The cell wall keeps as much vital material of the cell in, there's very little exchange, and the cell membrane, on the contrary, is combined by both holding things in and exchange with the outside. But the cellular form of this tells us something very important. Often when we think about openness, we think about a lack of impediment, a lack of resistance, an open door. And this is not how an open edge is structured. It's both porous and resistant, like a cell membrane. It guards, for all of us, in our every one of ourselves, as much as it can inside. It has some qualities of resistance, but it's also porous to taking in new things which may disturb what it's guarding inside. I say this is very important because when we come by this analogy to look at borders and boundaries in the built environment, the answer to the gated community or to the street in which everything is hidden behind walls is not simply to erase, to have an open zone in the sense of nothing in it. That's why, for instance, I'm very opposed to large pedestrianized parts of the city. We need to have a mixture of different functions happening at the same time. There has to be marking, in other words, and there has to be a way in which people are able to say this but not that, and yet have this be porous. So this is a profoundly important issue for urbanism about openness. It has to be cellular in the sense that it admits the claims both of porosity and resistance. I talked to Guido quite a bit about how what that would mean here in Bococo when he began, and with you, Grover, when you were first starting to think about this making this university. I had to think about it very personally for myself because one of the great planning errors I made in my life was when I served on the planning commission in New York to try and erase barriers wherever I could find it. The idea that an open city means a city in which, for instance, nothing, there are no impediments, in which we would pedestrianize as much as we could of the center of the city. And that was too crude, too gross. I think it's what we need to do is learn really the craft of how to balance the porous and the resistant. And that's something which is a task for open city planning. There's another consequence of design of this form, which tries to look at a living edge between different places. And that has to do with where do we think about the center of, where do we think the life is contained in a city, center or periphery?
The model of a border is that life occurs on the edge, at this periphery. But often in urban design, we think that life really occurs in the center of a community, rather than between community, at the edges between communities. And we privilege the center by depriving the edge. Again, I tell you a personal failing of mine in this regard. I built, or was part of a team that built in New York a market for Spanish Harlem. And Spanish Harlem, as you know, is right next to one of the richest parts of New York, the Upper East Side. And when we built this market, we put it right in the center of Spanish Harlem, rather than putting it on the street, 96th Street, which at the time we were creating it, was a borderline between Spanish Harlem, which was extremely poor, and the Upper East Side, which was extremely rich. If we had put it at that edge, it would have meant, even just physically, that a lady in a mink coat and her maid would be going to the same market maybe at night for a bottle of milk or some vegetables. So that if we take this edge condition seriously, we have to think about the fact that maybe public resources that we plan for have to be put not in a community, but at its edge. That means that we have to think less about communal identity and more about the ambiguous relations between identities. I found this in my practical work, that this is very difficult, especially for poor people, to take on. That you would not put community resources right in the center of a community, but rather at the edge, because they feel, and quite rightly, that they might be diluted by this experience. But I think in terms of open systems theory, this is a very important thing to do. Now let me say a little more briefly, I'm very long-winded, shortly a little more about incomplete form and narratives. Incomplete form is, in the arts, a creative credo. In the plastic arts, for instance, conveyed by sculpture, which is left purposely unfinished. In poetry, it is conveyed, to use Wallace Stevens' phrase, by the engineering of the fragment. The architect Peter Eisenman has sought to evoke something of the same credo in the term light architecture, meaning an architecture planned so that it can be added to, or more importantly, revised internally in the course of time, as the needs of a populace change. This form of building is the antidote to the overdetermined city I spoke of earlier. But incomplete form is not as easy to design as it might seem. Form and function need to be lightly connected, if not absolutely divorced. And the reason for this is that as the function of a building changes historically, the form can only adapt if it's not overdetermined. I'll give you an example of this from Britain, which you may know. This is why the Georgian row house, you know, those beautiful row houses on the squares around Britain, have been so successful, these 18th century houses. It's basically just a shoebox, a very simple shoebox with stairs running through it. It can be entirely flexible and has been for the last 250 years, adapted as these parts of London have radically changed. But most modern buildings, especially tall ones, have complex infrastructures for lighting, heating, plumbing, electricity, which make them very hard to convert. In New York, for instance, we've, as Wall Street has
lost its economic importance. We've tried to convert many high-rise office buildings into apartment towers, and we've been defeated because the buildings are overdetermined in their infrastructure. It's very, very, it's cheaper today. I've just done a study on this. It's cheaper today to tear a skyscraper down than to try and convert it from an office tower to a residential tower. So this is the second aspect of open system urbanism, which is a huge research for the future. How can we actually learn to build structures which are by design incomplete, unfinished, in which the break between form and function is possible? Today, we think about the unity of form as function. That's what modernism told us was the virtue of all building. But in fact, it's a vice. And about, lastly, unresolved narrative, I'd ask you to think about, if you've never read them, I'm sure they don't exist in Italy, but they exist in America and Britain, a form of the novel called a bodice ripper. A bodice ripper is a kind of lightly pornographic novel. A bodice is whatever you call it, camisole that somebody has, which is titillating. But the essential quality of the bodice ripper is everything at the end always gets resolved. That you know that in the end, the heroine is going, the servant girl is going to marry the aristocrat, the villain is going to be chased off the stage, that all the dramas that are going to occur will somehow in the end be made right. This is what's technically called the bodice ripper, or I'm sure, as I say, you don't have these in Italy at all. It's what's called a linear narrative. That is, you know in the beginning what's going to happen. In the end, you sort of suspend that because otherwise you'd be bored. You want to see how the servant girl gets the aristocrat and so on. But you basically know what the line is, a straight line sequence. Now, of course, real life is not like this. Things happen to us which never get resolved, and life goes on without a single satisfying denouement. In all planning work, we are contriving a narrative in the proper sense of the word. We want to focus on the stages by which a particular project unfolds. We have that narrative thing. We want to understand what should happen first, and then build on the consequences of this initial move. But planning a closed city is indeed, despite this, is indeed the equivalent to plotting a bodice ripper. The closed-minded planner wants to envision from the very first all the results at the end. And indeed, in Britain, planning law demands such specification, down to the most minor details of sidewalk width or lighting intensity on the street. You can't make a move by saying, what will this look like when it's finished? That's a linear narrative. You can't make any surprising discovery about subsurface or local ambience. It's treated as interfering with the plan, as getting in the way of realizing the objective. Lockstep linear clarity from the beginning to end is meant to rule realization. Whereas in planning an open city, like open systems in mathematics and in the natural world, you want to embrace nonlinear forms of sequence. Imagine a scientist in the laboratory who declares, I'm going just to test a hypothesis, right or wrong, and if the experiment throws up some extraneous matters to the test, I'm going to ignore them. This would be a very mediocre scientist. Whereas the open city planner
But whereas in this, in planning, we enforce this mediocrity, as I was saying before. We want to know at the beginning what the end will be like. Open city planning looks at conflicts and possibilities which each stage of the design process brings up. And unlike closed city planning, these unforeseen possibilities and conflicts are attended to changing the design. The great example of this now is not an Italian, but the what's called Hafen City in Hamburg, which is a huge building project at the port, capped by a new concert hall done by Herzog and de Meuron called the Elbe Philharmonie. The Hafen City part of this project is open design. These are people well trained by the London School of Economics. As things, if I may say so, although they're outrageously young, they've had lots of problems. And as the problems appear, the design has changed. So it's a huge project, which has been extremely flexible. Doesn't look anything like what they originally sold the city fathers. The Elbe Philharmonie is delivering just what the architects promised to deliver. The emphasis has been, as a different planning authority, on realizing the initial design intact. It's a linear project. It's currently three times over budget. It's proved in its construction to be not a very good concert hall. And I say that even though Jacques Herzog is a friend. But here, a rather German logic has been adopted, which is when you say you're going to do something, do that. And that's meant, as I say, that they're vastly over budget and they've learned nothing about making the concert hall better. So that is our problem with linear narrative and why we need to think about the whole process of building in the nonlinear form. So just to conclude, in this talk, I've pressed a big contrast, that between the closed and the open city. Closed means overdetermined, balanced, integrated, linear. Open means incomplete, errant, conflictual, and nonlinear. The closed city is full of boundaries and fixed walls. The open city possesses borders and membranes. The closed city can be designed and operated top-down. It's a city which belongs to the masters of capitalism. The open city, I believe, is a more bottom-up place. It can belong to the people. Now, of course, these contrasts are not absolutes of black and white. Real life is painted in grays. Yet to design a modern city well, I believe that we have to challenge unthinking assumptions now made about urban life, assumptions which favor closure. And this, in closing, I should say, is what Guido and I discussed for nearly 30 years, which is how the city could open up and how our work as urbanists could look more like that of experimental scientists. So for that, I'm very grateful to him, and I think it will be his enduring legacy. Thank you very much. Thanks, Richard. You gave us a lot of issues to continue the discussion that you had with Guido.
for the last 30 years, that we had with Guido in the last 30 years. And it is on the city, on what we want, on how we want to change the city, on how our civil responsibility for the city is. And I think we will go on, we will come back on that during the round table, but we will continue to discuss, because this is really the inheritance of the big contribution that Guido gave us in all our some sort of civil responsibility for our social community. Thanks. Elga Novotny, President of the European Research Council, scrive: Dear Professor, to my great regret, I will not be able to join you this Friday in the commemorative ceremony for our dear friend Guido Martinotti. I remember the last time when I visited your university upon an invitation by Guido to speak in one of the lecture series he had initiated. Guido was a warm-hearted person with a sharp analytic mind, a true cosmopolitan and a great scholar. Above all, he was also a wonderful friend. I join the many others who will remember him this Friday and hope that in a future visit to Milano we'll also be able to see the space which will be named after him. With my best regards, eccetera. E adesso io vorrei invitare gli altri speakers, gli altri persone che dovranno parlare, il professor Berlinguer, Vittorio Gregotti, De Bortoli e soprattutto il nostro collega Harvey Molo, che non vedo dove... Eccolo qua. C'è posto per tutti? Sì. Io lascerei a Guido chi è che deve andare. Francesca Zajcic, dove sei? Francesca? Francesca, vieni su. Allora, iniziamo questa specie di tavola rotonda in cui chiediamo a dei testimoni privilegiati di grande pregio di illustrarci un po' come ha fatto Richard, ma con le loro modalità, delle tematiche di impegno nella vita di Guido, anche proiettate su quello che sta succedendo oggi. E quindi direi che un po' con le suggestioni che ci ha dato Richard, la riforma dell'università che l'ex ministro Luigi Berlinguer, che ha assegnato a Guido il compito molto difficile e molto impopolare, poi, come ci ha ricordato il rettore, di stendere questo documento di cambiamento,
è stato, diciamo così, un momento aperto, un momento di immaginazione in cui dobbiamo ricordare l'impegno sia del ministro che di Guido, e dobbiamo ricordare che i problemi sono ancora tutti aperti oggi, e credo che Luigi Berlinguer insisterà anche su questo, insisterà sulla, diciamo così, sugli aspetti aperti che sono rimasti tutti da discutere e che Guido vorrebbe ridiscutere con noi se fosse qui con noi. Allora do la parola a Luigi Berlinguer. Grazie. Grazie anche all'Università di Milano Bicocca di avermi invitato. Sono non solo onorato, ma anche toccato da questo fatto. E vorrei anch'io, insomma, seguire il suggerimento di Mingione, piuttosto, come dire, è conquistato, se si può usare un termine, dal discorso di Richard Sennett, che ci dice, che mi disvela in qualche misura come il lavoro intensissimo che con Guido abbiamo fatto in quella stagione, dove lui non parlava mai della città, parlava dell'università, ma si vedeva benissimo questo strettissimo legame fra un mondo open, aperto, nel senso fisico, urbano, e un mondo aperto nel sistema educativo dell'educazione superiore. Perché noi avevamo di fronte un mondo chiuso dell'educazione superiore. Avevamo di fronte un mondo lineare e non complesso e circolare, dove gli edges, dove erano boundaries, erano i cicli chiusi, elementari, medie, superiori, università, un solo ciclo e poi la professione. Cioè la società del passato, su cui insisteva un sistema educativo interfacciato con la stessa. Si è sentito che il contributo di Guido alla discussione faceva tesoro di questa interdisciplinarità, forse non arrivando a usare criteri biologici o matematici insieme a quelli della scienza sociale e della scienza educativa, e tuttavia questo tipo di unità del metodo scientifico era presente nella cultura, che questo è stato, vi devo confessare, il senso dell'approccio. Vi voglio partire da un episodio. Accingendomi ad affrontare, appena nominato ministro, problemi dell'università nel suo complesso, anche se io da quel mondo provenivo, dalla conferenza dei rettori, come dire, ebbi l'idea di nominare una commissione che preparasse, una commissione di accademici, di studiosi, e ne affidai a Guido la responsabilità, perché ci conoscevamo, sapevo di chi si trattasse, rivelando subito nell'approccio proponimenti strategici, respiro e una grande concretezza dell'azione che ne dovesse derivare, perché un ministro deve ogni giorno rispondere ad un problema, come peraltro un rettore. Quindi non un club di studiosi soltanto. E lui impersonava questo intreccio fortissimo fra l'ambizione teorica e lo spessore dell'approccio al reale, sempre teoricamente, ma dell'approccio al reale, di incidere sul reale. E allora poi l'autorevolezza, poi la ragionevolezza e poi la fermezza su alcuni punti che io non sto qui a ricordare, e poi il fatto che lui è sempre stato professore italiano, professore americano,
professore, cioè non figlio di un sistema chiuso, persino nell'esercizio strettamente professionale, che ha contribuito moltissimo all'impianto. E essendo questo, la Commissione lavorò per un annetto. Nel frattempo, quattro ministri europei, Italia, Francia, Germania e Inghilterra, stavano tramando un cambiamento. Dico tramando perché ci eravamo resi conto che l'Europa non poteva rinunciare all'idea che l'università diventasse europea, alla cittadinanza universitaria europea, non solo la cittadinanza civica europea. Al sogno di chi pensa che essendo professore a Siena può essere chiamato a Montpellier senza un passaporto, mentre il professore, e non può, mentre il professore di Harvard può andare benissimo nell'UCLA, Los Angeles, senza nessun passaporto, ove chiamato ovviamente. E che questa frammentazione delle università statali, endostatali europee, è un peso enorme nella competizione scientifica e educativa mondiale, che noi ci portiamo dietro come retaggio, carriere, allievi, finanziamenti, progetti, individuazione dell'essere accademico, sono tutti all'interno di microsistemi chiusi. E sentivamo questo, e per questo questi quattro ministri tramarono senza parlarne alla Commissione europea, perché se no non saremmo mai arrivati, e facemmo un golpe all'anniversario della Sorbonne. Ma prima di arrivare a questo, quando eravamo avanti, io mi incontrai con Guido e gli rivelai che c'era un progetto di questo tipo. Sei matto? Mi disse, sei matto, siamo avanti, noi abbiamo già qualche idea. Ci vedemmo il giorno dopo per qualche ora e lui disse all'inizio, sai, ci ho ripensato, mi pare che sia un'idea, e poi alla fine della conversazione mi disse, guarda, ce la facciamo, forte di questo autorevolezza, ardimento, determinazione, però molto concreta. Riunimmo la commissione, abbiamo passato un giorno a discutere e poi alla fine ci siamo lanciati in quell'avventura che ha portato all'ottavo anniversario della Sorbonne, dove firmammo la dichiarazione che poi partorì l'anno dopo il processo di Bologna. Giustamente Guido diceva, schernendo, in tutto il mondo lo chiamano processo di Bologna, in Italia lo chiamano paese ad alta diffusa cultura scientifico-matematica, il 3 più 2, e involgarendolo in qualche modo, e lui si irritò molto, vi nascondo la mia irritazione, ma lui si irritò molto di fronte a questo fatto e a questo ritorno provincialista, come quando chiamarono i crediti laurea i punti, i media, per i quali ebbe anche qui una reazione piuttosto graffiante. Quello che uscì da quella discussione era un'idea non provinciale del mondo accademico, della scienza, della centrale del pensiero, non provinciale, strategico. E in questo giustificava, noi non vogliamo scimmiottare nessuno, non è che vogliamo copiare il bachelor, il master e il PhD, a parte che sono consolidati nel mondo da tempo e sono vincenti. Noi dobbiamo stare dentro un sistema aperto, non possiamo starne fuori, perché avremo relegato i nostri ragazzi e i nostri studi nell'ambito di una spendibilità di ciò che imparano, del titolo, in un mercato chiuso, stretto, ristretto, non più compatibile né col mondo né con i bisogni, persino culturali, comportamentali del mondo giovanile. Allora, su questo terreno noi abbiamo proceduto, come sapete. Ora, io proprio per amore e rispetto di Guido vorrei raccogliere il suggerimento di Mingione, perché noi siamo in questo momento in un tornante che si rassomiglia un po' a quello di quegli anni,
però con un elemento di novità molto più radicale, perché le cose sono andate molto avanti e non siamo più l'università di prima della guerra che erano 50.000 studenti, noi siamo un'università di 2 milioni di studenti. Abbiamo non più soltanto bisogno di un titolo di studio, perché il mercato del lavoro è complesso, articolato, e quel concetto di articolazione che ci viene anche dalla urban theory, è quel concetto di articolazione che ci viene dalla proiezione dell'idea di complessità sul reale, e oggi si impone assolutamente. E allora, per questo, pensate a un altro aspetto, che il programma di Europa 2020 prevede una nuova edizione diversa del Lisbona, che il 40% della leva età dei ragazzi deve avere un titolo universitario. Che cosa vuol dire questo? Perché questo riprende molte delle idee che Guido aveva proposto quando parlava quando definiva la natura degli studi universitari una duplice funzione: formare una carriera lavorativa, poi tornerò un attimo su questo, l'accento del lavoro, e cioè della professione, e servire un punto di riferimento per una domanda di formazione più ampia, generale, permanente. Che questo spesso negli studi universitari tradizionali noi dimentichiamo, perché lo consideriamo nel momento dell'offerta e quindi della strutturazione del sistema un'offerta che finisce dal giorno dell'immatricolazione al giorno del titolo. Ma oggi questo non è più pensabile. Chiudere il sistema dell'educazione superiore, dell'istruzione superiore, come delle altre istruzioni, dentro una chiusura di questo tipo. E allora dicevo, l'obiettivo proposto, che per cui oggi l'Italia ha il 19% di questa cifra, l'Europa supera il 25%, ma l'obiettivo è il 40%. Quando viene il dato quantitativo, non è soltanto il frutto di una spinta dei bisogni delle famiglie, dei ragazzi che malgré tu si iscrivono all'università e poi raggiungono un titolo, e diventa quindi un moto sociale, un moto economico inarrestabile. Si ha voglia di dire che ci sono troppi laureati, che il tipo di laurea oggi non rende, così via. Lasciamo il periodo di crisi attuale. Ecco, quando si programma l'espansione, almeno del primo titolo, non è scritto quale, si accetta che la metà quasi della leva d'età vada all'università. È ovvio che quel rapporto fra i 50.000 ad un tempo e i 2 milioni di adesso si accentua ulteriormente, e quindi la quantità diviene inevitabilmente un elemento di modifica della natura stessa dell'istituzione in cui si opera, di quella che fu inventata allora quando aveva giustissimamente una funzione di selezione dell'elite e adesso si colloca nella società della conoscenza. E il bisogno della società della conoscenza ci propone una tematica del rapporto col lavoro e del rapporto con la employability, con l'occupabilità, che è diversa da quella per cui era stata costruita l'istituzione o le istituzioni accademiche. Oggi, quando si parla di growth, di crescita, che è l'assillo dell'Europa di oggi, si parla di smart growth, non di growth. Si parla di sviluppo qualificato. Noi dobbiamo conservare questa natura, diciamo così, dell'Europa occidentale, anche se il termine è sbagliato. Quando si parla di jobs, di lavoro, o quando si parla di skills, di professioni, di capacità, si parla di smart jobs e di smart skills. Cioè oggi la espansione della scolarizzazione e dell'accesso all'istruzione, che possa provocare una istruzione diffusa e anche un rapporto con la professionalità marcato da questo aumento della conoscenza, è figlio della società della conoscenza. Come, lasciatemi fare un flash, è figlio della società della democrazia partecipata, perché una democrazia partecipata presume consapevolezza, capacità di scegliere, e non soltanto una volta ogni 5 anni chi ci comanda, ma di star dentro un processo di partecipazione consapevole. E questa espansione,
una parte del mondo accademico, una parte cospicua del mondo politico, anche un po' divisa fra le varie fronti, non lo accetta sostanzialmente, o meglio, non lo digerisce, lo considera, come dire, qualcosa che non è corrispondente al reale. Il mercato del lavoro è cambiato e quindi il concetto di complessità che ha abusato, che si deve proporre, come ci stava insegnando Sennett finora, non in termini di frammentazione rigida al suo interno, ma in termini di circolarità al suo interno. E la formazione superiore deve poter arrivare a raggiungere questo elemento di superamento della frammentazione. Per cui il termine essenziale è la verticalità della crescita, del viaggio di Ulisse avventuroso, del bambino e del ragazzo e anche del giovane maturo nel mondo della conoscenza e della formazione di se stesso. E quindi questo propone con più forza il rapporto che il mondo anglosassone intuì, certamente più preveggente del nostro. Ringraziamo tutti Sir Francis Bacon, che a qualcosa è servito, voglio dire, quando ha scandito la differenza fra il bachelor, il master e PhD, perché questa è la vera realtà di un mercato del lavoro. E la resistenza all'idea del bachelor come una triennalità post-liceale, di ritardo liceale, che non avesse dignità di formazione superiore e che quindi dovesse essere esclusa con una tale nostalgia che solo la laurea quadriennale potesse essere un modo di potersi chiamare laurea, è figlio di un'idea dei cicli chiusi nei diversi livelli dell'istruzione, e non invece verticalità di una scorrevolezza in alto che non solo ha un grande valore di promozione sociale, perché apre la deuxième chance, la possibilità di chi possa recuperare e crescere, ma che crea le condizioni di una mobilità che è insieme professionalmente rilevante e anche socialmente determinante. E quindi in questo il senso del significato dell'articolazione, ricordo Guido, alla fine, forse non immediatamente i primi mesi del nostro lavoro comune, ma dopo questa maturazione, avendo l'esperienza anche personale, professionale, di altre attività altrove, ha aiutato enormemente. Lui, voglio ricordare una sua considerazione, quando spiegando quello che lui aveva contribuito notevolmente a definire poi prospettò nella polemica fortissima, Marcello ha ricordato la liturgia delle proteste autunnali studentesche, dove la sloganistica è una forma di catechesi tradotta in linguaggio della Terza Internazionale, e vengono assunti slogan il cui contenuto effettivamente è un po' difficile dimostrare essere la fotografia del reale, e quindi anatemizzando anche chiunque volesse aggiungere una cosa nuova, perché il termine riforma da questo tipo di movimenti è demonizzato naturalmente, perché è il male, perché come diceva quello slogan, come dire, stravolge l'esistente, collocandosi giovanilmente in una visione di conservazione del passato fino in fondo. E però invece se si penetra quello che si è voluto in quel modo guardare, lui disse chiaramente: attenzione, noi vogliamo un sistema che ha un significato solo di un più generale sistema, quindi complessivo, che prevede un ordinamento didattico più articolato di quello attuale e insieme maggiori scambi tra il mondo universitario, il tipo di formazione e quindi il resto della società. E qui emerge appunto un altro aspetto della questione, il problema, come dicevo, della professione. Noi siamo abituati a difendere la purezza dei nostri studi. Io sono fermamente convinto che ciò che abbiamo imparato in tutti questi anni è l'idea di non fare studi professionalizzanti e di non fare studi schiacciati sulla domanda del mercato o del capitalismo, ognuno lo chiama come vuole. Ma significa questo
separatezza totale, persino della ricerca. Certo, se un istituto di farmacologia vive soltanto per produrre ricerca di proteine per un'impresa farmaceutica, non è un istituto universitario, chi ha fatto il rettore lo sa che queste cose succedono. Darà un po' di soldi e basta. Ma l'autonomia della ricerca non teme la contaminazione sociale, non teme il rapporto con la domanda, non teme la provocazione di chi ti rappresenta i bisogni reali e ti dice che cosa può essere utile per soddisfarli. Se tu conservi la tua autonomia, la premessa è che se ci siano i soldi pubblici, perché se non c'è libertà finanziaria non c'è autonomia. Però non c'è dubbio, e questo, ci sono altre frasi di Guido che insistono, lui dice è bene almeno una cifra doppia di quella attualmente stanziata. Mettiamo le cose in chiaro, se non ci date i soldi tutti i discorsi sono vani, e non è volgare proporre una tematica, perché è un problema di libertà. Però questo però deve costringerci a vedere un rapporto di questa natura. E allora la tematica che fu partorita allora, ma che oggi io sento crescere per esaminare le differenze sempre più profonde di questo sistema che noi accarezziamo, noi vecchi accademici, come qualcosa che ci ha arricchito con un certo tipo d'approccio e che oggi è completamente sconvolto dai numeri e dalla natura stessa, è quella di prima di tutto di un rapporto con la professione e secondo di un rapporto humboldtiano fra ricerca e didattica. Sono questi due nodi che dobbiamo sciogliere, a cui siamo affezionatissimi, ed è giusto che lo siamo. E però il rapporto con la professione, mi è piaciuto l'accenno al puritanesimo, perché dobbiamo a quella corrente aver sollevato con forza il problema del lavoro come realizzazione della persona. Eravamo agli albori del capitalismo. E certamente Lutero ha avuto un... E mi piace che l'abbia detto il reinventore del lavoro artigiano ben fatto, da cui stiamo imparando sempre di più, e quindi il recupero della componente culturale della professione e anche della manualità e anche della costruzione del risultato. E quindi il superamento di un'idea di apprendimento fondata solo e subito come itinerario nel logos, come itinerario nel ragionamento, come itinerario nella teoria, senza il momento della esperienza e della sperimentazione. Io credo che Guido questo lo aveva fortissimo per il suo profilo professionale anche, e quindi riproporre una forma di didattica che non può essere quella dalla cattedra, che non può essere quella che si esaurisce nella lezione negli esami, che naturalmente ormai gran parte dell'università stanno superando, e che tuttavia va visto anche concettualmente come un modo di riproporre la tematica appunto del lavoro dentro la tematica della costruzione dei saperi, cioè non più la separatezza, learning-centered education, ma non impermeabilità in questo, e il protagonismo discente che impara più per problemi che per acquisizione degli epistemi di singola disciplina già trasferiti direttamente dal momento in cui vengono costruiti in sede di ricerca al momento in cui vengono proiettati nella didattica. E questo fatto è chiaro che ci propone anche una riabilitazione della didattica, non soltanto quindi la professione. Una riabilitazione della didattica. Oggi lo sport nazionale è dire che i pedagogisti sono un disastro. Lo sapete, io adesso non posso parlare qua perché ci sono troppi amici. È un luogo comune. Se i pedagogisti intervengono, non si imparano più le cose e travisano l'education. Il rapporto humboldtiano di oggi fra ricerca e insegnamento si vive in un modo diverso. Il barone von Humboldt aveva inventato questa idea capitale, che chi non produce scienza non può insegnare nel senso proprio. Non chi fa contemporaneamente le due cose, chi non è attivo nella costruzione del nuovo. E quindi chi non porta l'elemento essenziale
di questo, e cioè la creatività scientifica fa una lezione stanca, manualistica. Ha ragione il barone von Humboldt. Io credo che sia da conservare. Ci sono tendenze per teaching universities o research universities. Le esamineremo col procedere. È difficile dare da ora, anche se sono noi qui siamo riluttanti a questa divisione, ma chi è più avanti forse ha ragione a proporlo il problema. Ma qui c'è un altro problema. Si parla di terza missione. Nella società della conoscenza, nella società dei 40, del 40% degli iscritti, noi abbiamo oggi il bisogno di guardare al primo cerchio della trasmissione, che non deve essere trasmissione, che è il cerchio dell'apprendimento universitario. Ma poi c'è un universo mondo a cui le acquisizioni del sapere sono destinate. La terza missione, quindi la comunicazione della scienza, sta diventando oggi nei sistemi educativi superiori più evoluti una delle componenti che ci propone il problema. Ho finito. Ho finito, sono stato maleducato e quindi forse un po' la passione. Sai che ti dico? Che in periodo di rottamazione forse ti rifarei ministro, ci guadagniamo rispetto a tanti. Il mio dolore è che tu non abbia questo potere, altro non ti posso dire. Purtroppo non dipende da me. Allora, io ho terminato, lasciatemi dire una sola cosa. Più Europa. Non possiamo continuare con sistemi nazionali. E questo credo che richieda anche una spinta dall'interno. Questo è sicuramente sulla linea del rispetto di Guido. Grazie, scusate. Vedete, noi abbiamo un rapporto con Luigi Berlinguer particolare, perché è lui che ha firmato la legge istitutiva della nostra università, è lui che è venuto a inaugurare qui l'anno accademico la prima volta. E quindi lo rivediamo sempre con molto piacere e con grandissimo affetto. E la battuta sul ministro non è solo una battuta, perché avete visto la verve, le idee che lui ci mette. Ne avremo bisogno ancora oggi. Allora andiamo avanti. Diamo la parola. Diamo la parola all'architetto professor Gregotti. Dai, Vittorio. Vittorio è un altro padre della nostra università, sotto un altro aspetto. Dunque, io forse deluderò tutti, ma vorrei parlare di Guido Martinotti in un modo un po' più personale, perché i miei rapporti con lui sono stati lunghi di lavoro. E devo dire che ancora oggi per me è molto difficile parlare di un amico che ho perduto e di un... E quindi le parole sono sempre un po' inadeguate e non vorrei cedere alla commozione, però in più è anche avvenuto tutto in un modo così improvviso, questa sparizione che mi sembra che sia solo una cosa temporanea, che poi a un certo punto apro la porta e lo rivedo. Io conoscevo Guido da quasi mezzo secolo, 45 anni, perché ci siamo conosciuti perché ambedue cominciavamo a insegnare alla facoltà di architettura del Politecnico a metà degli anni 60, per essere poco, e ambedue abbiamo avuto anche un'avventura negli Stati Uniti in modo diverso, e questo ci faceva un po' speciale rispetto ad altri che in quel momento non avevano tante relazioni internazionali molto forti. Poi la nostra amicizia si è sempre più consolidata per ragioni di solidarietà culturale, ma anche per simpatia, perché ci faceva piacere andare a cena insieme, discutere, parlare di questioni anche molto di fuori dei nostri specifici ambiti di lavoro. E quindi questo non ha impedito che abbiamo avuto molte occasioni di lavoro al quale abbiamo partecipato ambedue insieme. Sovente ho anche, devo dire, devo confessarlo qui, ho approfittato molto dei suoi consigli e gli ho fatto spesso leggere i miei scritti, che naturalmente non sono la prima attività che io faccio il muratore, ma insomma, quando avevo gli scritti, prima della pubblicazione, sovente glieli facevo leggere e a lui mi sottolineava anche le cose su cui non era d'accordo e avevo uno sguardo critico molto severo, però anche molto utile per me.
È un problema molto complicato per quanto riguarda i rapporti tra le varie discipline, perché le varie discipline sono straordinariamente importanti che si parlino tra di loro, ma anche straordinariamente importante che ciascuno mantenga la propria struttura, le proprie specificità. Certo, specialmente noi che facciamo un lavoro quasi da artisti, diciamo tra virgolette, la parola artista oggi è veramente un lavoro, parole sarebbe meglio non pronunciare molto. Ecco, noi abbiamo la tendenza a spingerci, diciamo, ai bordi, ai confini, forse anche altri, quindi a guadagnare delle esperienze di altri. Però, nonostante che le nostre due discipline, quella dell'architettura che è antica come il mondo, e quella della sua disciplina, che è quella della sociologia relativamente recente, anche se poi di sociologia hanno parlato sempre i letterati, i poeti, che so io, le persone che parlavano di politica e così via. Tuttavia abbiamo sempre cercato di mantenere rigorosamente queste nostre diverse posizioni ed è stato il modo attraverso il quale siamo riusciti a scambiare per me delle cose molto importanti. Naturalmente so che, diciamo, proprio la sociologia urbana e quindi i rapporti in questo senso a bordo della sua disciplina per un certo verso erano un po' suo interesse fondamentale, ha scritto quei libri che tutti conoscono, quelli sulle morfologie sociali delle città o quelli sulla dimensione metropolitana alla fine degli anni 90, che sono stati dei libri molto utili, ma non è stato questo il senso, diciamo, della nostra collaborazione. È ovvio che io qui dovrei cominciare proprio da questi spazi, da questi luoghi, perché è qui dove noi abbiamo lavorato insieme in modo del tutto indiretto, del modo in tutto, del tutto, come dire, sotterraneo, se volete. Però il suo contributo è stato molto importante per me nel costruire non solo la Bicocca come università. C'è un bel testo che ha fatto Guido che si chiama L'Ateneo e la metropoli del 2002. Ecco, e non è solo questo, è che noi abbiamo discusso del senso che poteva avere un insediamento come quello della Bicocca. Senso dell'idea che il territorio milanese del nord aveva certe caratteristiche di dispersione, di densità, diverse da quelle del sud, che qui noi potevamo mettere un punto al quale poteva fare riferimento, un punto che avesse quelle caratteristiche di multifunzionalità, di multisocialità messa insieme, che avesse anche dei servizi rari, come c'è stata l'università o come è stato per un certo periodo il teatro, che permettessero, diciamo, di rendere importante per questo punto della città per il resto. Tant'è vero che abbiamo inventato insieme, io mi ricordo proprio in una discussione, questo slogan che io uso spesso, uso sovente, che ne ho, come dire, un po' rubato, di pensare a questi nuovi insediamenti urbani come, diciamo, centri storici della periferia. Poi abbiamo avuto altre occasioni di lavoro, che ve le racconto molto rapidamente. Una nell'87, perché io dovevo fare il piano di Torino, ed è stato Guido che ha consigliato in quel momento noi di nominare un gruppo, non ha niente a che vedere con quello che ha nominato il nostro Presidente della Repubblica recentemente, ma di 10 specialisti di diverse discipline che discutessero quali sono i limiti dentro i quali si poteva collaborare ad un problema molto concreto e molto preciso, con dei limiti istituzionali molto forti come quello di un piano. Poi nel 93 abbiamo fatto un concorso molto bizzarro, perché l'Ucraina aveva deciso di fare un concorso internazionale che noi abbiamo vinto, e poi naturalmente non si è realizzato, questo è ovvio, che voleva spostare sul Mar Nero gli abitanti di Chernobyl, dopo che c'era stato il grande momento, diciamo, di disastro, diciamo, di Chernobyl. Era una città di 150.000 abitanti, si chiamava Olbia, che era vicino a Odessa, che aveva delle caratteristiche molto speciali, perché in quel momento l'Ucraina voleva anche sottolineare una sua indipendenza dall'Unione Sovietica, e quindi voleva, dall'ex Unione Sovietica, e quindi voleva sottolineare che, per esempio, il centro della città fosse, come dire, il centro anche delle varie religioni che potevano concentrarsi, e quindi era costituito da un grande parco con una serie di questi insediamenti, con un grande asse, con delle caratteristiche molto, molto speciali, con la possibilità
per certe parti di essere in parte costruite e in parte lasciate all'insediamento autonomo di chi voleva costruire i completamenti. Poi dopo la terza, diciamo, di queste esperienze che abbiamo fatto insieme è stata quella di Roma. Roma aveva deciso di fare 9 centralità esterne, una di queste si chiama Donnetta, in un posto molto importante perché è vicino all'aeroporto, è vicino a Ostia Antica, e abbiamo fatto un progetto, anche questo si è bloccato, anche perché è stato fatto un piccolo cambio politico, mi sembra importante, in quegli anni, ed abbiamo anche, proprio Guido ha inventato un nuovo modo di rovesciare quello che si chiama la partecipazione. Cioè non andare di fronte a un pubblico chiedendo che cosa diavolo volessero in quella parte della città, che poi era una parte che rappresentava i servizi centrali di un insediamento esistente di 120.000 persone circa, ma proporre invece di discutere un progetto, di discutere qualche cosa che noi avevamo proposto, perché in realtà non era necessario dover, qui Costa lo sa molto bene perché ha lavorato su questa vicenda, non era necessario esigere dal pubblico delle invenzioni che aspettavano noi, ma invece esigere da noi delle critiche da parte del pubblico che sono state utili, che abbiamo anche utilizzato per cambiare il sistema complessivo. Ma infine la quarta esperienza che abbiamo avuto di recente, nel 2009, Guido e io abbiamo lavorato insieme per quanto riguarda i famosi 10 progetti un po' assurdi, se volete, ma 10 progetti per Parigi. E noi abbiamo cominciato a ribaltare subito discutendone che il progetto non era per Parigi, era il progetto dell'Île-de-France, non di Parigi, perché Parigi è un'eccezione nell'insediamento europeo, come tutti sanno, in Europa ci sono solamente un paio di città che hanno più di 10 milioni di abitanti. La cosa interessante è vedere che relazione esiste tra quel centro e il resto del sistema e come questa relazione potrebbe essere invertita, anche qui di nuovo assegnando, diciamo, alle varie parti del territorio funzioni diverse. Ho raccontato queste 4 cose perché sono 4 casi concreti nei quali noi abbiamo lavorato insieme senza per questo confondere le nostre discipline, ma al contrario cercando di apprendere da ciascuno degli altri una critica nei confronti della propria abbastanza vivace ed abbastanza importante e abbastanza seria. E questa è una delle ragioni per cui io l'insegnamento del Guido non lo dimenticherò mai. Perché è un insegnamento durevole, un insegnamento prezioso, un insegnamento critico, un insegnamento senza, come dire, gentilezze, ma nello stesso tempo esposto con una chiarezza e una concretezza, nonostante l'interesse che Guido aveva per i problemi, diciamo, generali che riguardavano la sua disciplina e in più, come tutti sanno, la politica. Grazie. Allora passiamo subito, ringraziamo Gregotti anche del suo impegno in questa avventura che continua, è aperta, è rimasta aperta. E diamo la parola al direttore del Corriere della Sera che dà il suo contributo sulla, diciamo così, su un'altra area di impegno forte di Guido. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Guido è stato un maestro, un amico e un prezioso collaboratore del Corriere. A volte non condivideva le nostre scelte e le scelte di alcuni dei suoi editorialisti, per esempio sui temi spinosi delle riforme universitarie, ne abbiamo parlato anche a lungo con il professor Berlinguer. Ma il suo dissenso, garbato e dolce come la sua persona, pur non disdegnando lui le polemiche dirette, si manifestava anche in forma indiretta, magari argomentando al meglio la propria tesi senza contrapporla in maniera netta e qualche volta, come avviene nei dibattiti pubblici, purtroppo negli ultimi tempi, in maniera violenta quella avversa. E qui si coglie, a mio giudizio, una delle tante eredità morali di Martinotti, e in particolare la cura estrema della civiltà dei rapporti umani. Non è
poca cosa in epoca di contrapposizioni violente, turpiloquio e delegittimazione morale dell'avversario che viene continuamente trasformato in un acerrimo nemico. E questo, secondo me, è un segno dell'imbarbarimento contemporaneo, che è la tendenza ad aggredire i soggetti e non a contrastare le idee. Così il confronto scade facilmente nella rissa e non è mai dialogo fra persone che si ascoltano e si rispettano, ma contesa inutilmente muscolare. Guido ci ha insegnato la tolleranza e l'ironia e anche un po' quel non prendersi del tutto sul serio, che è poi, se ci pensiamo bene, un distillato di grande eleganza della più autentica cultura meneghina, che è appunto il fare senza ostentare e il contrastare senza distruggere. Del resto Guido rimane un interprete assoluto e solitario del cosmopolitismo milanese, amante della propria città ma non tifoso, milanese nell'animo e nei sentimenti ma estraneo a quella forma di cittadino apolide, benestante ed esclusivo cultore dei propri risentimenti. Forma che è abbastanza accreditata dalla nuova dimensione urbana. Dunque un cittadino incapace di ritrovare il senso di comunità, alla quale peraltro, a differenza del passato, non restituisce nulla, e che è cultore della propria individualità con moltissimi risentimenti nei confronti del prossimo. Un abitante questo che non vive e non partecipa e che passa di corsa, come quel fiume di popolazione non residente PNR di cui parlava Guido, che è stata a lungo indagata nei suoi studi. Era questo il pericolo nella deriva qualunquistica delle metropoli che Guido paventava con l'arguzia del suo carattere e la forza della propria preparazione scientifica. È una sorta di neoestraneità cittadina che è assolutamente temibile perché il populismo con il quale facciamo i conti ogni giorno nasce proprio da qui. Un altro terreno sul quale era visibile qualche differenza, parlo delle differenze perché le comunanze sono state tantissime in questi anni, delle differenze magari con alcune posizioni da noi assunte, era l'eccesso di teorie economicistiche che ha caratterizzato il dibattito pubblico di questi anni. Non era il frutto della naturale avversione del sociologo nei confronti dei propri colleghi economisti, del resto l'economia è una branca della sociologia, ma comunque si concentrava soprattutto in qualche intelligente osservazione di Martinotti, che ha notato più volte come l'economia e qualche volta gli economisti e forse anche sottoscritto nella sua attività più modestamente giornalistica, ha dato forse più importanza a quella che è stata l'evoluzione matematica o l'applicazione sofisticata di modelli astratti nel tentativo di comprendere una certa realtà che ha caratterizzato molte delle analisi che abbiamo fatto in questi anni, sulle quali forse sarebbe il caso di introdurre una sana autocritica. Guido ci ricordava che poi alla fine le scelte economiche sono le scelte dell'individuo, sono le scelte dell'organizzazione sociale a cui l'individuo appartiene. E abbiamo avuto modo di notarlo questo negli ultimi periodi, perché abbiamo passato questi anni a inseguire di più gli algoritmi delle persone e a professare un po' fideisticamente la razionalità delle teorie, o meglio la presunta razionalità delle teorie, dimenticando che gli attori sociali ed economici cercano sì di soddisfare i propri bisogni, ma non sono alieni da paure, anche da paure irrazionali. E purtroppo di questo dobbiamo dircelo con molta sincerità, ma lo dico anch'io in forma autocritica, ci siamo occupati assai poco.
Si è promosso, scriveva il 21 agosto del 2009 sul Corriere, riprendendo una polemica di Corrado Staiano sulla crisi di identità di Milano, un aziendalismo che pretende di trattare l'intera città e non la sola macchina amministrativa, non tanto come una realtà anche economica, ma come un'azienda tout court. I termini azienda paese o azienda Milano non sono soltanto uno scotto di imprecisione pagato alla puerilizzazione del linguaggio mediatico, ma diventano anche termini ideologici e corruttori della comunità urbana. Queste le parole di Guido. Agli occhi di Martinotti la città era un organismo vivente, non un insieme di non luoghi che trasmettono ansia, un dedalo di strutture anche straordinarie dal punto di vista architettonico, però percorse da utilizzatori anonimi che sono soltanto in cerca di efficienza e competitività. Non è questa la città, ovviamente, di cui Guido ci ha fatto amare i modelli, e purtroppo, insomma, qualche volta noi in questa deriva economicistica abbiamo seguito soprattutto questo aspetto dell'organizzazione urbana. Certo, diceva, le tre T di talento, tolleranza e tecnologia sono assolutamente importanti, abbiamo parlato di queste tre T forse troppo, ci siamo dimenticati le tre S, cioè soddisfazione, solidarietà e spirito. Ecco, questo spirito della metropoli ce lo siamo persi, e rileggendo le parole di Guido possiamo avere il coraggio di ritrovarlo. Una città viva è una comunità di sentimenti coniugati dall'estetica e dal senso di un'appartenenza, popolata da cittadini custodi di valori condivisi e non da city users racchiusi in un devastante senso di estraneità, peraltro accresciuto da un'immigrazione disordinata della quale noi non cogliamo esattamente le dinamiche. Su questo punto vorrei spendere due parole in chiusura, cioè dovremmo essere più preoccupati del modesto grado di integrazione di queste nuove comunità, e Guido lo ha scritto più volte, di stranieri con figli nati a Milano, e dovremmo per esempio essere più allarmati dal fatto che una classe media di immigrati nella dimensione urbana che già esiste non appare nella nostra classe dirigente né privata né pubblica, mentre abbiamo preoccupazioni di altro tipo che sono più legate all'ordine e ad altri fattori di carattere sociale. Martinotti ci ha fatto capire quanto sia importante e vitale sentirsi pienamente cittadini nei nostri diritti e nei nostri doveri, coltivando un sentimento di appartenenza autentico, affinché il futuro non sia lastricato dei nostri errori, ma anche dei risultati del nostro coraggio e della nostra generosità. E anche del buon umore, che è una componente fondamentale, è un antidoto al risentimento depressivo che mortifica il nostro presente e corrode ogni relazione sociale. Il buon umore che lui non ha mai perduto e che insieme al contributo scientifico e culturale è eredità viva di cui ogni giorno beneficiamo. Allora, al termine di questo mio breve ricordo, io sono andato in questi giorni a spulciarmi le varie cose, tantissime, che Guido ha scritto sul Corriere, e allora, siccome il buon umore è una componente fondamentale, io credo che lui avrebbe desiderato essere ricordato, insomma, anche con qualche battuta e con qualche sorriso, mi sono ritrovato un pezzo del 2008 in cui dice: nel panorama delle figure popolari milanesi due sono i tipi particolarmente temuti delle persone per bene, il Bauscia e il Brubru, spesso impersonati dallo stesso individuo. Ma ora, dice Guido, avanza come degenerazione disperante del che pensi mi il sunchimi. Non so come si possa tradurre al nostro amico 17. Con grandi potenzialità catastrofiche che porta in dotazione questo modello. Guido diceva aiuto, io aggiungo aiuto alle sue profetiche parole con affetto e nostalgia. Grazie. Grazie mille anche per l'appello al buon umore, credo che proprio Guido l'avrebbe molto apprezzato, perché questo era nella sua natura forte. Poi spiegheremo
ai nostri ospiti stranieri il Sun Kimi, cosa significa. E comunque do la parola infine a Harvey Moloch, che è stato uno dei nostri compagni di avventura per tanti anni, che abbiamo sempre visto anche insieme a New York e prima ancora all'Università di California, e si è proposto oltre per la grande amicizia con Guido, e quindi gli diamo la parola. Yeah. Sì, grazie. I'm here because, as Enzo indicated, I met Guido, and then I met Guido, and I met Guido, and I met Guido. And through all of these meetings, I also met Eva, and Eva, and Eva, and a number of other people who are also here, who are here with us. And I join them in so many things that I have because of this person who himself really was an open city, a living open city, Richard, that allowed all of these connections to be made. Guido is one of those extremely rare people who was an organizational leader who brought people together, but who also changed the way we think. That is, he was not just an ordinary scholar, but altered the way people think. He brought to bear statistics, theory. He was a close observer of human interactions, as he was when he was with people face to face, as he looked across whole regions and cities. He used photographs, which he was an incessant photographer, of all phenomena. And as Richard remarked, computer technologies, always prescient and before other people. The city was his focus, but he was a grand historian, perhaps with Eva at his side. He contrasted the history of human settlements, the parochial settlement in which people lived and worked in the same place, with the vast growth of cities and their transformation into places where people live in one place but then commute to another, thus increasing the extensivity of cities and city life. And then finally, Guido remarked on the development of cities which break with boundaries, which break with the past, in which city users live part-time in one place, live part-time in another, work part-time. They're sojourners, they're Eurostars, they are elites, they are users of electronics, they are, like Guido himself, multiple presences, the e-Guido who is existing across places one after another and sometimes simultaneously. Doing all of these things, Guido was different from those who only did one and focused on only one kind of transformation. Guido was therefore a moderate in the sense that he did not make grand claims about transformation. He didn't think that the new media would completely take over everyone's life at the expense of face-to-face interaction. Instead, there would be always human beings loving and being with one another, no matter what the appliances were that they were using. It's all about the relationship between the new thing and the old thing and how they function together. So it was not ever the end of community and the erasure of community, but instead it was the new way that community takes its form. Guido did not exclaim the triumph of the city, which is one very important new book, or prior to that, the end of the city, or the destruction of citizens, but always Guido was looking for the ways that things were changing while always simultaneous
Lee, a place of citizenship, of friendships, of people together, using whatever technological tools, were in existence at any given time. Guido was always trying to see what other people were not seeing, or that were seen but not noticed by other people. Guido was noticing them and systematically keeping track of all that was going on. In his phrase, he said, "Our cities were crowded with populations that escape observation." Crowded with populations that escape observation. Guido used his amazing, remarkable skills, including his organizational skills, to develop new methods and to develop new data and to press forward with new policies that are based on change, that are based on movements of human beings, movements of technologies, not their fixity in time or space. All of this means there are new opportunities, Guido, I think, was always saying, new opportunities and new options for how to live and for urban policies that made more sense. Guido, I think, lived his theory. He did it all. He was, I think, an ideal citizen of the academy, as well as of his city, of his country, and of the world. Guido was generous across all of these activities. He was a great listener, and I would watch him also be a matchmaker, connecting people up who have, on the surface, nothing in common, and Guido would find the ways in which they could be together. I watched this when Guido was my colleague in California, when Guido visited me at New York University, and then watching him in operation, and we've heard from Richard, of Guido in London, Guido in Milan. If people were here, they would talk about Guido in Paris, Guido in Barcelona, and all the other places that Guido covered as he moved through the world. In the old technical language that Guido knew very well from Columbia University, Guido was a sociometric star. The roads of linkages led to Guido, and from Guido out to others who he connected through all of these relationships. I'm going to end by talking about an essay I read recently, a reflection by the historian Tom LaCour in the U.S. And Tom quotes Montaigne, who is explaining to someone who asks him, how is it that he is a friend with this other person? How is it that he is a deep friend of this other person? And Montaigne said, it is because he is he and I am I. Then LaCour goes on to speak of his friendships, and in doing so, I am insinuating myself for his voice, and I'm also think I'm talking about other people as they knew Guido, and also in the voice of Guido himself. I think this, what I'm going to read, also speaks for the way Guido regarded many of us in this room. Especially Ava. Each conversation, he's now explaining how he came to be friends with the people he's friends with, one in particular at this moment. Each conversation replayed a previous conversation, which replayed conversations we have been having for many years. In my world, scholarship and friendship are intimately tied. All the more so because my wife, Carla, in his case, is a great friend and collegial interlocutor. With friends, I get many things. I get conversations upon conversations, projects upon projects,
that form the nexus of my next intellectual and emotional life. I think of work and friendship as a shared project of becoming who I am, or more precisely, who we are. We miss Guido. Abbiamo finito, adesso ci spostiamo fuori per scoprire la targa con il nome di Guido. Io credo che esistano dei campi Elisei, dei sociologi, e penso che Guido oggi possa dire: beh, in fondo non mi hanno proprio dimenticato. Grazie. I will solve it. Yeah.